Bella a tutti ragazzi e bentornati all'Angolo dell'Orso Nero con il nostro secondo episodio della carriera allenatore di FIFA 22 con il nostro Milan. Allora, come avete visto nel primo episodio, purtroppo è stato un esordio abbastanza difficile contro un Inter indiavolata proprio e quindi abbiamo perso purtroppo 3-1. Scusate la lunghezza per il primo video. Però c'è stato un po' ovviamente, di sessione di mercato e già che c'ero mi sono messo già un giocatore nell'hub di mercato tra i preferiti che avevo intenzione appunto di comprare, che è appunto Renato Sanchez, speriamo appunto poi arrivi quest'estate. Come vedete può giocare sia centrocampista centrale, quindi a posto di che sì, o anche esterno destro, e comunque non è assolutamente male. Vedete, accelerazione 86, comunque forza 83, intercettazione 75, freddezza 83, aggressività 84, quindi non sarebbe assolutamente male. E niente, volevo andare a provare a comprarlo. Come vedete, potremmo dover essere costretti a comprare una cifra tra i 40 e 9, 55 e 6. Proviamo a offrirgli 45 e vediamo che cosa ci dicono. Come avete visto anche l'altra volta nelle trattative, perché sì. Cioè, il dialogo si può anche saltare. Allora, facciamo offerta per il cartellino. Abbiamo detto 45. Avanza offerta, vediamo se accettano. Vogliono 50 milioni e 4. Accettiamo, ragazzi, accettiamo, va benissimo. Accettiamo, va benissimo così. Ok, ora andiamo a trattare direttamente con il giocatore. Allora, ovviamente Sanchez comunque sarà ovviamente un titolare, facciamo cruciale per convincerlo ancora di più il ruolo del giocatore. Ok, sono tutti contenti. Il procuratore di Sanchez si chiede, va bene 3 anni, noi accettiamo, assolutamente. Allora, lo prendiamo per 50 milioni e 4. Per ora ignoriamo la clausola rescissoria. Ok, costi incentivi, bonus di ingaggio 330.000 euro, più se arriviamo a 15 gol 760. Ovviamente accettiamo perché tanto comunque non cambierebbe niente, quindi non c'è problema. Quindi abbiamo preso Renato Sanchez. Quindi si aggiunge un bel acquisto per noi. Ok, come vedete, rosa. Andiamo nella nostra rosa e si è aggiunto Renato Sanchez. E lo andiamo a mettere a posto di Messias per ora. Nel frattempo, nella prima partita mi sono accorto, forse troppo tardi, che avevo lasciato fuori Calabria. E ovviamente Sanchez va a prendere al posto di Krunic, titolare là in mezzo. Ok, ragazzi, salviamo le modifiche e ci vediamo fra poco. Allora, il Francoforte ci ha offerto 8 milioni e mezzo per Giroud e sinceramente io non lo vorrei dare via, perché comunque me lo terrei come seconda punta, perché adesso sto puntando un attaccante che sarà comunque titolare comunque nel nostro Milan, tra poco scoprirete chi è. E tanto comunque avrei tre attaccanti, perché poi Castiglieco 7 milioni la Juventus. Sì, accettiamo ragazzi, accettiamo subito. Sì, tanto non lo giocherebbe mai. Tanto non giocherebbe mai, perché c'ho Saelemaekers, Messias e poi comunque c'è anche come alternativa Renato Sanchez. Quindi accettiamo, assolutamente, sono soldi che entrano comunque. E tra poco andrete a vedere chi è quell'attaccante al quale ho già fatto comunque l'offerta. Allora, Castiglieco venduto, abbiamo preso 5 milioni, va benissimo. E come vedete, adesso stiamo continuando a ovviamente fare anche gli allenamenti, eccetera. Qua ci dice i giocatori impegnati poi con le nazionali del nostro Milan saranno Hernandez, Sanchez, Tonali e Kier. Scusate, ho sbagliato. Ok. E dovete sapere che c'è l'Atalanta, la Juventus e la Lazio che non hanno preso i diritti per FIFA.
E quindi la Lazio si chiama Latium, l'Atalanta si chiama la Bergamo Calcio e la Juventus Piemonte Calcio. Allora, qua abbiamo, eccolo qua, quello lì, questo giocatore qua è quello che ho chiesto di seguire, che giocherà al posto poi di Giroud come prima punta, che comunque lo facciamo crescere, ma non è per niente male. 1,82, bello fisico e ci può servire. Come vedete, c'è la clausola rescissoria di 57 milioni e 4, il valore di 30 milioni e mezzo. E aggiungiamo ai preferiti, tra poco andremo a trattare. Nel frattempo, chat giocatore Romagnoli mi chiede di giocare al posto di Tomori. Gli dico ci penserò, però ovviamente Tomori sarà il titolare. Allora, andiamo un attimo a cercare Jovic, eccolo qua. Tra i 44 e i 58 e 7. Proviamo ad acquistarlo. Vedi, qua mi dice se voglio pagare il giocatore con la clausola rescissoria. Gli dico no, inizia la trattativa con il club e proviamo anche qua sui 45 più o meno. Allora, offerta per il cartellino, facciamo i nostri 45. Avanti, avanza offerta. Affare fatto, vediamo, vedete Ancelotti, ovviamente allenatore della Madrid, hanno accettato 45 milioni per Jovic. Ora andiamo a trattare con il giocatore. Vabbè, sempre la solita immagine, eccetera, che col procuratore arriva Jovic. Allora, il ruolo della squadra ovviamente sarà importante, come vedete sulla sinistra, poi sarà il nostro titolare. Ok. Allora, il contratto lo potremmo fare magari di 4 anni, visto che c'è 23 anni, vediamo che cosa dicono. Ci soddisfano, perfetto. Ignoriamo per ora la clausola rescissoria. Vedete, 820.000 euro di ingaggio, più 10 presenze, 870.000. Possiamo anche accettare, non c'è problema. Ok, abbiamo preso anche Jovic. Quindi lo andiamo ad aggiungere alla nostra rosa. Anche se comunque Ibrahimovic è più forte comunque di Giroud, è vero. Vediamo, dai, comunque ci sarà spazio per tutti, anche perché c'è anche la Champions League, quindi ci sarà spazio per tutti. Va bene, ragazzi, ok. Ci vediamo nel frattempo, aspettate, c'è un attimo la conferenza stampa. Benvenuti a tutti, possiamo cominciare con le domande. Allora, qui su di Sanchez ha scatenato l'esame dei tifosi. Cosa si aspetta da lui nel suo esordio? Saprà dimostrarsi all'altezza, così il morale di Renato Sanchez comunque sale. Significherà che non ci sarà spazio per Benasser. Dovrò prendere delle decisioni difficili, è ovvio, perché anche Benasser comunque è un nostro titolare. Perché sia la squadra Milan, assolutamente sì. È il giocatore che serviva, assolutamente. Sì. A posto. Niente ragazzi, ci vediamo fra poco in campo per Lazio-Milan, seconda giornata di campionato. Eccoci qua ragazzi, eccoci qua, seconda giornata, vedete i giocatori. Attenzione, ha preso Marcelo la Lazio, non l'ho visto, non lo sapevo. Luis Alberto, eccoci qua, Kier, dietro c'è Theo Hernandez. E vedremo che come andrà ragazzi, bisognerà riscattarsi la sconfitta del derby. Vedremo come andrà. Forza Milan. Forza ragazzi, partiti. Una sera Lazio, Lucas Leiva. Boh. Purtroppo ho quasi ogni tiro che fa il computer in questo gioco è gol. Attenzione, Leao respinta. Calcio d'angolo per il Milan. Scusate ragazzi, ma non è praticamente successo niente in questo primo tempo, a parte il gol della Lazio. Proviamo a passare la corda, sale Mekkers. Parte il cross. Niente. Non è successo assolutamente niente in questo primo tempo, ragazzi. Soltanto gol della Lazio, tanto possesso palla della Lazio.
difficoltà leggende veramente, veramente difficile questo gioco qui. Niente, vedremo come andrà il secondo tempo, dai. Però questi tagli però praticamente non è successo assolutamente nulla. L'allenatore non vuole cadere in tensione, allora ecco questo cambio per conservare il vantaggio. Occhio, pallone importante per chiudere la partita, attenzione! E c'è il gol sulla leggerezza incredibile del portiere. Non dico niente perché veramente non. Finita qua, 2-0 per la Lazio. Purtroppo, boh, il secondo gol assurdo. Riguardatelo. Cioè, non mi ha rinviato subito, Immobile mi ruba il pallone. Niente da fare. Ragazzi, niente, 2-0. Cosa devo fare? Due tiri a 6. Purtroppo, lasciamo perdere l'intervista dopo la partita. Ma. Niente, Inter Torino 3-3, comunque Bologna-Roma 2-2. E niente, boh, anche questa seconda partita è andata. Offerta per il trasferimento di Tomori, 41 milioni e 6 del Bayern Monaco, non ci penso assolutamente, blocchiamo tutto. Niente, Benassai è preoccupato perché è arrivato Sanchez, ha detto, gli dico ti darò una possibilità. E secondo Romagnoli avrebbe giocato meglio di Tomori. Gli dico è stata una decisione difficile, dai. E boh, e basta. Niente ragazzi, ci vediamo poi per la terza partita perché tanto ormai il mercato è finito. E quindi niente, ci vediamo dopo. Eccoci qua ragazzi, ok, il mercato è finito, siamo a sabato 11 settembre. Niente, adesso praticamente ci dedicheremo soltanto al campionato, ovviamente senza più il calciomercato, ci dedicheremo al campionato e alla Champions League. E la Champions League purtroppo ci è capitato un bruttissimo, bruttissimo girone, orrendo girone, che è quello praticamente della realtà, quindi non è che ci è capitato, scusate, pensavo fosse un po' diverso, invece no, i gironi sono quelli della realtà, quindi sarà veramente, veramente dura. Vedremo ragazzi, perché comunque anche il gioco purtroppo è fatto come è fatto in difficoltà leggenda, quindi niente, la formazione rimane sempre questa. E vedremo che cosa potrà cambiare, dai. Va bene, ci vediamo per il calcio d'inizio. Ok, eccoci qua. E niente, sempre parte da Dani Telecronaca. Vediamo questa terza giornata se riusciamo almeno a fare qualcosa. Forza. Attenzione, lato sale sulla respira, sale Mekkers. Il vantaggio dei ragazzi, Alexis Salemakers, 1-0 per il Milan. Rivediamo, bravo Diaz, a recuperarla, Sanchez prova a piazzarla, bella parata, tapi vincente, 1-0. Ancora Salemakers, cosa ha fatto? Ma cos'è sta roba, le mortacci tua? Che si fa interessante. Ribéry se lo beve. Si sopra. Mamma mia Mike, ma cosa ha fatto Ribéry? Allucinante Ribéry. Una frazione di secondo. Corner battuto corto. Niente, non ha rinviato subito il pallone. Cioè, boh. Non capisco. 1-1. Siamo di nuovo in parità. Salemakers.
Bello Jovic, Jovic! Bellissima palla di Salah Bekers. Splendido stop di Jovic. Eccolo qua. Il suo primo gol con la maglia rossonera all'esordio a San Siro. Uno Milan. Finisce qua il primo tempo, ragazzi. Finisce qua il primo tempo 2-1 per i ragazzi. E però si fatica giustamente anche con la Salernitana in questo, nella modalità leggenda, nella difficoltà leggenda. Vedete i dati della partita, comunque 5 tiri a 2. Gol previsti 1,6 per noi, 0,7 per loro, quindi risultato meritato. Speriamo. Adesso tra un po' farò anche due cambi perché poi ci sarà la Champions League anche. Quindi tra un po' farò anche due cambi. Andiamo al secondo tempo. Renato Sanchez. Splendido lancio, attenzione qui. Jovic ancora. Mamma mia. Che palla comunque di Renato Sanchez, mamma mia. E Jovic 3-1. E rivediamo, bellissima palla, grande stop di Jovic. Tutte le angolazioni, ce lo gustiamo, sto tiro al volo. Rete, 3-1. Siamo 3-1. Niente vantaggio qui, arbitro che ferma il gioco. Traversa Rebic sulla respinta, 4-1. Si dilaga Ante Rebic anche. Traversa di Brain Diaz e poi Rebic al volo. Altro tapping vincente. Quattro a uno per i ragazzi. Non so la cerca costante del gol. Mi piace, eh? Sono sicuro che anche i nostri amici a casa non resteranno delusi. C'è spazio per il cross. L'appoggio al compagno. C'è Ribéry che è più forte di Messi praticamente. Bravo Mike. Sì, è riuscito a salvare. Pier, l'avevo vista già dentro. Ti dico la verità, non so come abbia fatto a toglierla dalla porta. Prova ad affermarlo. Ecco Ribéry. Traversione comodamente. Attenzione Renato Sanchez, Renato Sanchez, miracolo del portiere. Calcio d'angolo per noi. Prendi Diaz, parte cross, esce il portiere. Finisce qui ragazzi, finisce qui. 4-2 per i ragazzi. Bella vittoria del Milan. Finalmente rispondiamo un pochettino alle due sconfitte iniziali. E vediamo un po' che cosa cambia moralmente in questa squadra. Nel frattempo la Roma ha perso 2-1 in casa con l'Inter e Venezia ha perso 2-1 in casa con Verona. Ho deciso di fare l'intervista post partita e vediamo un po' anche il morale della squadra. Debutto fantastico per Jovic, è andato a segnare la sua prima partita con la maglia della squadra Milan. In casa, ovviamente. Non voglio metterlo ulteriore sotto pressione. Quindi adesso vediamo una bella doppietta. Come giudica la sua prova? Un'ottima prestazione nel complesso. Si è lasciato intimidire la formazione salernitana. Preferisco non rispondere. Affari loro. Grazie ancora per le sue impressioni. Ok. Però ragazzi, adesso c'è la Champions League. Ho tolto la musica per questioni di copyright. Per questo non c'è la musica. Eccoci qua. Ci vediamo fra poco ragazzi per il prepartita di Porto Milan. Allora Rebic qua mi chiede, e quindi spero che non mi manderà in panchina contro la squadra Porto, ci penserò, e io sto pensando sinceramente di metterlo sulla destra e Leao sulla sinistra comunque. Conferenza stampa. Hi guys, thank you for your patience, we'll start taking questions now. Con le domande. Una sfida diversa per voi, i vostri tifosi sperano che questa possa essere l'anno giusto. Come vedete la vostra squadra? Credete che riuscirà a raggiungere le fasi successive al girone? È il nostro primo obiettivo, ovviamente. L'obiettivo minimo, i giocatori ne sono consapevoli e sanno cosa deve fare per centrarlo, ovviamente. Riuscirete a giocare con una vittoria?
dobbiamo rimanere concentrati, ovviamente. Spingere sull'acceleratore per 90 minuti. Questo influirà sulla vittoria sulla serenità, influirà sul porto. Il morale è un aspetto fondamentale, ovviamente, in qualunque sport. Impegno e aspetto positivo. Ok ragazzi, andiamo ad affrontare il Porto per la nostra prima partita della Champions League. Come vedete ho fatto qualche cambio, ho messo Florenzi, Rebic sulla destra, Bennacer al posto di Tonali e Romagnoli al posto di Kier, per far riflettere un po' la squadra. Eccoci qua ragazzi. Queste due squadre nella fase a gironi, iniziare con una vittoria darebbe morale e fiducia a tutto l'ambiente. Ancora pochi istanti e sarà partita vera con il Porto che affronta il Milan. Ok, faccio vedere solo l'entrata della prima partita della Champions. Soltanto sulla Ribeira o alla Foch o alla Torre dos Clérigos, ma soprattutto qui all'Estadio Dragão, vestito a festa per questa sfida. Un saluto da Piero Gibardo e ovviamente da Daniela Dani. Si alza il sipario su questa edizione della Champions, entrambe vanno a caccia dei primi tre punti per la classifica del girone. Gara tra Porto e Milan. Oh Pier, era ora, finalmente si gioca, dai. E c'era grande curiosità per vedere all'opera queste due squadre al loro esordio nei gironi della UEFA Champions League, eh? L'obiettivo è che entrambe farebbero bene tornare a casa con un risultato positivo. Niente, tre punti sarebbero partiamo l'ideale per con la prima partita della Champions League. Si rinnova l'appuntamento del Milan. Attenzione subito al lancio di Bjelica per Jovic. Ma come ha fatto a sbagliare? Sì, Pier, questa volée non è uscita di parecchio. Mali mortacci tu a Jovic. 1-0 quando siamo al 18esimo. Grazie. Si libera del marcatore. Attenzione Rebic. Il Milan in vantaggio. Ci siamo sbloccati ragazzi, si sbeffeggia i tifosi del Porto, ante Rebic, 1-0 per i ragazzi. Qua non so perché non ho tirato, non chiedetemelo, ho visto Rebic dall'altra parte. È 1-0 per il Milan. Attenzione al pareggio del Porto, niente da fare. Appena fanno un tiro subito. Niente da fare. 1-1. Finisce qua il primo tempo. Che rischio alla fine del primo tempo. Mamma mia. Niente, partita equilibrata comunque anche questa. Vedete l'altra partita del nostro girone. Atletico Madrid contro il Liverpool. 1-1. Quindi ci andrebbe benissimo già anche così. Comunque 2-2 partita equilibratissima. E vediamo cosa succede nel secondo tempo. Dai. Attenzione Jovic, parata sulla respinta, Rebic, 2-1, aspettate un attimo che faccio un cambio, anzi più di uno però comunque, Jovic esce ed entra assolutamente Ibrahimovic, anzi mettiamo Krunic al posto di Renato Sanchez, ok, 2-1 per i ragazzi in Portogallo, bravo Jovic. Destra, parata e Rebic sulla respinta, ci arriva, 2-1. Abbiamo fatto entrare Zlatan Ibrahimovic, vedremo. Calcio d'angolo per i ragazzi. Parte il cross. Niente. Contropiede del Porto. Salve rovesciata Bennacer, mamma mia. Zlatan prova la distanza, miracolo del portiere, che tiro di Ibrahimovic. No, ho sbagliato tutto io, bravissimo Mike, Si beve il
peccato, ci ho provato ragazzi. Niente ragazzi, purtroppo la PlayStation fra 2 minuti si staccherà, mi interromperà il video, quindi ci sarà una piccola interruzione. E comunque ci vediamo fra un po', non c'è problema se dovesse staccarsi. Vediamo se riusciamo a finire la partita in tempo ragazzi, comunque. Niente ragazzi, ok, finita quella partita, abbiamo vinto 2-1 in casa del Porto la prima giornata di Champions League. E niente ragazzi, scusate ho sbagliato tasto, niente, fra 40 secondi la play si staccherà, quindi io vi saluto, perché tanto anche questo comunque è anche il secondo episodio è finito, 3 partite, taglierò il più possibile, ci mancherebbe altro. E niente, grazie per supportarmi, mi raccomando mettete un like se vi è piaciuto anche questo episodio. E quindi abbiamo vinto il nostro esordio in Champions League, in campionato 2 sconfitte e 1 vittoria, vedremo come andremo avanti. Quindi vi lascio sempre a supportarmi, mi raccomando condividete, attivate la campanella, iscrivetevi, fate tutto quello che potete. Mi raccomando, un abbraccio, vi saluto, vi apri, come sempre, nella gioia e nel dolore, forza Milan con il cuore. Ciao ragazzi.